Una bella soddisfazione questo taglio del nastro. Presidente Ater Lanciano Vasto, Fausto Memmo, presentato il condominio Torri Montanare. Sì, con grande gioia oggi presentiamo alla città di Lanciano quest'opera che è stata realizzata nei tempi che avevamo promesso, quindi veramente in tempi brevissimi, vista la burocrazia che abbiamo in Italia, questo è veramente a tempo di record, quindi ringrazio tutti quelli che hanno lavorato per realizzare quest'opera. Per noi è fondamentale perché diamo alla città di Lanciano 15 alloggi che sono a canone concordato, quindi molte famiglie possono agevolare, diciamo, arrivare agevolare a pagare un canone più interessante rispetto a quello che è quello, le quote di mercato. Bisogna dire che quest'ente ci ha tenuto ad accelerare i tempi, è stata la prima opera che ho firmato nel mio insediamento, quindi nel 2019, e oggi siamo a fine 2023, l'opera viene riconsegnata alla città, quindi questo veramente per me e per il CDA è veramente una bella soddisfazione, una grande soddisfazione. Voi avete usato uno slogan: programmato, progettato, realizzato. Eh sì, questo è quello che ci siamo posti dall'inizio, ovviamente con tutte le difficoltà, abbiamo avuto il Covid, quindi conoscete benissimo la realtà, e nonostante tutto abbiamo lavorato grazie alla struttura che veramente si è resa disponibile, anche all'impresa che ha realizzato quest'opera, nel lavorare nei tempi giusti. Giuseppe D'Alessandro, direttore generale Ater Lanciano Vasto, quali le caratteristiche di questa palazzina, il cui importo di realizzazione è stato di 1.700.000 euro? Assolutamente, è una realizzazione nel rispetto dei tempi e del cronoprogramma. Avevamo assunto l'impegno di riconsegnare alla collettività questa opera, un'opera efficiente dal punto di vista tecnologico, del risparmio energetico e delle modalità a tutela degli abitanti, cioè dal punto di vista della sicurezza sismica. La vera notizia è che quindi, ribadisco, abbiamo posto in essere l'iniziativa nel rispetto dei tempi. Circa 600 giorni sono i termini di lavoro che hanno consentito all'azienda territoriale di realizzare l'iniziativa. Quindi è importante perché si riducono i costi anche degli inquilini per quanto riguarda l'utilizzo degli alloggi, e quindi hanno tecnicamente sono meno energivori e quindi consentono una qualità dell'abitare anche a un costo più basso. Quanti alloggi? Sono 15 alloggi che chiaramente hanno dimensioni differenti in relazione anche al numero degli abitanti e dei familiari. Quindi in buona sostanza, in relazione al numero del nucleo familiare, verrà assegnato in relazione alla selezione, quindi pubblica, l'alloggio. E ovviamente parliamo di canoni concordati, che sono chiaramente ERS, edilizia residenziale sociale, che è tecnicamente allineata all'obiettivo realizzativo nazionale, quello di migliorare le condizioni abitative riducendo gli affitti sostanzialmente.